Attraverso l'utilizzo delle nocciolone gonfiabili vogliamo migliorare la capacità di organizzazione e di gestione in dinamica e in situazioni di contatto di quella che è la posizione di guardia. Quindi il giocatore su ogni stazione dell'esercizio arriva, entra ed esce dalla posizione di guardia gestendo prima un contatto con la posizione di guardia esterna, il cambio di mano e immediatamente un contatto con la posizione di guardia interna, prima di uscire e dirigersi verso la stazione successiva. Questo, la parete di contatto del giocatore, deve essere gestita in visione frontale e quindi cercando di mantenere il controllo visivo del campo oltre il volume del difensore ed oltre anche l'ingombro fisico del difensore stesso. Questo è molto importante ed è molto importante che correlato a questo ci siano sempre accelerazioni ed accelerazioni massimali per arrivare ad avere un movimento fluido e contemporaneamente efficace ed efficiente dal punto di vista tecnico-tattico.